Ciao ragazzi, bentornati su Mega Wow! Mamma mia, sono carico di compiti e sono rimasto indietro e ora mi si sono accumulate tutte le materie. Dunque, da dove incominciare? Vediamo. Italiano, storia o matematica? No, matematica no, mi fa schifo. Oppure è meglio farla per prima, così me la tolgo subito. Vabbè, facciamo la conta. Intanto voi guardatevi il video di Barbara. Ciao bambini, amici di Mega Wow. Oggi sarete contenti di vedere chi mi accompagna nel video di oggi, perché c'è tutta la combriccola di amici di Peppa Pig. Abbiamo Madame Gazzella, che è la loro maestra. Abbiamo Pedro Pony, Danny Cane, George. Abbiamo Zoe la zebra, Emily l'elefante, Rebecca Coniglio. Insomma, siamo ben forniti. Ma in effetti manca qualcuno, ragazzi. Manca Peppa. E allora, oggi andiamo ad aprire un gioco bellissimo e dentro ci troviamo anche Peppa. Siete pronti a vedere qual è? Chiudete un attimo gli occhi e ora potete vedere. Wow, questa è la grande casa di Peppa Pig. Oh, sono rimasti senza parole anche loro. Apriamo? L'apriamo? L'apriamo? Sì, l'apriamo subito, Giorgio. Mi ricorda qualcuno, non so. Adesso l'apriamo, vediamo che cosa c'è dentro e poi ci potrete giocare insieme. E quello che vi dicevo prima, guardate un po', nella casa c'è anche Peppa, quindi adesso la liberiamo dalla scatola così avrete insomma la vostra Peppa con voi. Yeah! Serve il cacciavite, quindi serve una persona grande per aprire questo giocattolo, non lo possono fare i bambini. Vieni Peppa, sei libera. Ecco, sei fuori finalmente. Ti puoi sgranchire un po' le zampette. Io continuo a togliere le cose. Ecco tutto liberato. Questa è la nostra Peppa che ha le braccine che si possono muovere in avanti e indietro, le gambette che possono sedersi, quindi la potete mettere in piedi oppure seduta, o se dorme la potete mettere anche sdraiata, perché ha il suo lettino, questo qui tutto viola. Poi c'è la poltroncina, anche questa tutta viola, ma sembra più quella di Peppa Pig. E la televisione, e in televisione c'è proprio, guardate, Peppa e George. Lo sfondo di cartone è molto carino, quindi se uno non lo rompe potrebbe essere utilizzato ancora per giocare, per fare il prato. Ma torniamo alla nostra casetta, eccola qui da questa parte, da quest'altra è così. C'è la porticina, qui ci sono le finestre, si vede qualcosina dentro. E qui sul comignolo c'è una chiave, una vite, vedete? Questa serve per tenere la casetta chiusa in modo che non si apra da sola. Quando vogliamo aprirla la dobbiamo girare in questa posizione e il tetto si potrà finalmente aprire. Questa è la mansarda. Tadam, questo è il primo fianco che è uscito via. E qui ci sono delle altre cose. Una scala, la vasca da bagno e delle sedioline, un tavolino o qualche altra cosa. Probabilmente della cucina, non lo so. Sono sempre più curiosa, andiamo a vedere che altro c'è. Finita di aprire, qui c'è uno scalino che va girato. Vedete, va messo qua sotto, bisogna fare uno scatto in modo che regga bene il pavimento della cucina. E la nostra casetta sta prendendo forma. Si vede il piano cottura, la lavatrice, il frigo, il rubinetto e soprattutto al secondo piano un lavandino volante e un water volante. No, manca il pavimento, eccolo. Bisogna montare il pavimento del bagno. Il water non può volare, scusate. Bisogna incastrare il pavimento in questi due buchetti. Ci sono due, eccolo, ho fatto uno scattino, penso che lo faccia anche da... Fatto. E quest'altro muretto va bloccato qui. Oh, adesso sì, il pavimento finalmente c'è e quindi si può andare al bagno senza cadere nel vuoto. Qui c'è la vasca da bagno, vedete, ha il rubinetto doppio e ha qui l'asta col soffione, si chiama soffione questo, da cui esce l'acqua per farvi la doccetta. La mettiamo qui in modo che c'è tutto quanto. Poi c'è un bel tavolo, pure bello spazioso, lo mettiamo qui nella sala o lo possiamo anche tenere in cucina. Abbiamo trovato anche delle seggioline che sono tra l'altro come quelle che avevamo noi, quindi per fortuna abbiamo tante sedie, quindi possiamo far sedere un sacco di amici a casa. Ecco qua, mettiamo anche le nostre, sì dai, facciamo proprio una mega tavolata. Poi nella cameretta del piano di sopra ci andrà il lettino, eccolo qui il lettino che è quello di Peppa. Ed eccola qui la nostra Peppetta, ben arrivata. Ti piace questa casetta? Moltissimo. Ok, ti metto nella tua stanzetta, ecco fatto, e ti metto anche il tuo fratellino Giorgio, puoi andare a giocare con Peppa, però non le distruggere tutti i giochi, mi raccomando.
Bimbo, sino giù, sino fro, da cosa inizio non lo so. Se prendo una matita, disegno una formica e poi giù, bimbo, bam. Da che cosa inizio? Non lo so. Oh, scusate, sto ancora facendo la conta. È una decisione molto delicata. Ok, mi muovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rimane da mettere la TV. Qui la TV la andiamo a mettere in sala, che dite? La mettiamo qui in un angolino. Come si va dal piano di sotto al piano di sopra? Ci vorrà una scala? Eccola qua, tutto quanto è fatta bene. C'è anche il mancorrente, così non precipitano di sotto. Dobbiamo trovare il punto in cui si aggancia la scaletta. Vediamo un po'. Direi che qui, perché vedo dei buchini, e qui c'è un altro pezzettino. Secondo me si attacca qui. Questi li incastriamo di qua. Ce l'ho fatta la scaletta, l'ho montata. Qui è rimasta un'altra seggiolina delle nostre, la mettiamo qui. Allora, qui si può andare al piano di sopra senza più dover volare. Ecco qui la nostra peppettina che può salire. E tra l'altro, è caduta. E tra l'altro la scala dà anche più sostegno al pavimento della cameretta. Poi il bagno l'abbiamo arredato, la cucina. Ah, rimane da mettere una cosa, ragazzi. C'era una poltrona, eccola qui. La possiamo mettere qua in cucina, così quando Peppa è stanca si può riposare. Allora, ricordatevi che c'è anche questa parte che va di qua. Quindi quella parte che dal tetto scende giù ha un piccolo giardino. Con una pozzanghera di fango, con un vialetto di fango, già lo so che cosa combinerete. E lo sfondo che vi dicevo prima, vedete, può essere conservato e creare proprio un angolo giardino. Quindi mi sembra molto carino tenerlo, perché così avete la casa e anche il giardinetto per giocare. E adesso, Madame Cantella di Barbara, potresti organizzare una lezione speciale della scuola di Peppa Pig in giardino? Molto volentieri, ragazzi. Sì, dici, Madame Cantella. Tutti in giardino per una lezione speciale. Oh, che bello. Vi leggerò una storia. Oh, che bello. Chiamo gli altri. Fiu. Madame Gazzella sta cominciando a leggere la sua storia. C'è solo un piccolo ritardatario. C'è George, che era andato nel vialetto di fango a saltellare un po'. Allora lasciamo Madame Gazzella con tutti i suoi alunni a raccontarsi favole, e noi diamo l'ultima guardata a questa bella casetta. Vi è piaciuta? È molto carina, e soprattutto una cosa che piace a noi mamme è che si richiude. Quindi dopo che ci avete giocato si può rimettere tutto a posto e conservarla senza lasciare pupazzetti o mobili in giro. È una cosa molto importante, perché le camerette ordinate sono sempre molto belle. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Viva Mega Wow! Iscrivetevi al canale. Un bacio a tutti quanti. Ciao ciao! Dunque, allora, 2 più 2 fa 5. No, fa 4. Sì. Eccomi, ragazzi! Alla fine la sorte ha scelto proprio matematica. Meglio così, dai, almeno sono già a buon punto. E tra poco merenda! Ciao amici, mettete like e continuate a seguirmi. E ditemi qual è la vostra materia che proprio non vi piace. A domani, ciao!